Vi ricordo che abbiamo lo sponsor Gimoca del caffè, vicino al banco della segreteria c'è la macchinetta del caffè appunto offerta da Gimoca, chiunque di voi ne voglia approfittare. Pensiero di oggi. È dura. Proviamo a fare i neri, vediamo. Spero che me la mandi buona. Buona gara a tutti, ragazzi. Continua il buon momento del trofeo trialario, guardando chiaramente classifiche, numeri, ma soprattutto presenze in questo terzo appuntamento di San Monaco. Dopo le prime due tappe in provincia di Lecco, si è andato in un'altra provincia, quella confinante. Luigi Schiavi, Pietro De Angelis e Augusto Bartisaghi con noi in questa bella chiacchierata che inizia parlando proprio di questa trasferta a San Monaco. Sì, una bellissima trasferta con un numero di piloti sempre in crescendo quest'anno. Per la precisione avevamo circa un'ottantina di piloti più 18 mini trial, per cui grandissimo successo sia per quanto riguarda le categorie degli adulti che quelle per i bambini, che stanno appunto avendo un successo strepitoso. E poi un crescendo anche di qualità, perché bisogna dirlo, la volta scorsa avevo concluso il commento dicendo che difficilmente si sarebbe potuto superare la bellezza della gara di Colico, e devo dire che questa gara è stata ancora più bella, e non perché lo dico io, addirittura Zugnoni, uno degli organizzatori della gara di Colico, l'ha voluto dire lui di sua spontanea volontà, dicendo questa gara è stata ancora più bella della nostra, che comunque ripeto, Colico veramente è stato eccezionale, per cui che dire, meglio di così non poteva andare. Logisticamente è stato tutto perfetto, i gruppi locali hanno organizzato anche a livello enogastronomico tutto quello che si poteva fare, la location era veramente bella, e speriamo che prossimamente di poter tornare in questi luoghi, magari avendo qualche difficoltà in meno a livello amministrativo, anche se poi visto come sono andate le cose ho saputo che anche a livello amministrativo sono stati tutti molto soddisfatti, e quindi non ci saranno problemi, credo, per il futuro. Beh, tutto bene perché finisce bene, si dice solitamente. Augusto, tu che sei colui che ha il compito di andare a seguire le location dove organizzare gare, qui c'eravate già stati, avete sempre trovato terreno fertile, vi siete sempre divertiti, ma questa volta, come ha ricordato Luigi, qualche cosa in più è stato fatto. Sì, grazie al lavoro svolto dalla compagnia Neboni, Cappelli, Bianchini, Mevio, ci hanno permesso di realizzare un'ottima gara un'altra volta. Posto sì, già rivisto, ma la seconda volta che torniamo lì, però io durante il giorno della gara sono lì, sono presente sul tracciato, ma continuo a osservare in quegli angolini nascosti ancora dalla vegetazione per poter scoprire altro, e lì veramente c'è talmente tanto che ci starebbe anche un bel mondiale. Addirittura. Allora, visto che si parla di mondiale, andiamo a parlare con Pietro De Angelis, non è che sia un pilota da mondiale, ma che giustamente ha gareggiato, e quindi chi meglio di lui ci può dire e dare delle considerazioni inerenti a questo terzo round? Qui bisognerebbe fare un distinguo a seconda della categoria. Comunque abbiamo cercato di privilegiare anche per le categorie, diciamo, con ostacoli meno evidenti, qualcosa di spettacolare, che sono state anche premiate, perché comunque vediamo che piloti giovani sono tornati un po' più vicino al vertice della classifica, anche per il percorso giallo che invece a Colico tanti esperti guidatori avevano fatta da padrone vicino al podio. Qui invece c'erano degli ostacoli, c'erano delle cose dove anche chi sapeva spostare era un pochino avvantaggiato, anche se diciamo che una guida oculata e precisa senza spostare come quella di Righetto Senior, lui senza le penalità per il fatto di aver vinto l'anno scorso avrebbe vinto ancora lui. Poi invece abbiamo Scaramella che con l'ultimo giro a 1 ha stravinto, cioè ha recuperato la prima posizione del podio. Le categorie, man mano che si saliva, allora ancora nel percorso verde di cose molto alte ancora non ce n'erano, è stato invece bravissimo Claudio Rigamonti, che si è allenato, diciamo, un po' anche sul guidato e è riuscito a recuperare qua e là abbastanza punti da stare davanti a Luca Conti e Luca Mevio, tutti e due bravissimi anche loro. È stata quindi una bella lotta tra persone che guidano composto e che sanno anche darci sugli ostacoli alti. Nella categoria
che ha ostacoli segnati dal blu, quindi nella Expert, cominciavano anche a esserci ostacoli e lastre di una certa portata e anche spettacolari, quindi ci voleva anche un pochino di pelo per potergli dare, e forse se per i miei gusti abbiamo messo qualche cosa di laborioso in più, anche se Andrea Bianchini, che è arrivato per un soffio fuori dal podio, ha detto che anche se lui faceva i tre andava bene così, comunque è arrivato molto bene. Vittoria comunque quasi scontata per Righetto, che comunque si impegna molto e rimane stabile. Invece nella mia categoria, diciamo, io su alcuni ostacoli dove comunque sono salito ho patito un po', perché erano alti. Fabio Macchè, che invece lui su queste cose un po' di dimensioni grosse non ha paura, si sente a suo agio, ha vinto con un buon margine. Poi c'è stata una lotta all'ultima zona tra me e Loris Riva, e poi invece una caduta ha rallentato Fantin, che se no sarebbe stato anche lui messo bene per il podio. Mancava purtroppo Delli Paoli a concorrere a questa competizione. Avevamo due neri che ci hanno dato un po' di soddisfazione sugli ostacoli ancora più grandi. È tornato Svanella, che reduce anche da gare di italiano dove si sta impegnando davvero tanto, ha dato del filo da torcere al nostro Zampieri, che comunque è andato benissimo anche lui, ma sono due belli da vedere. Ecco. Luigi, io sono convinto che tu hai qualcosa da dirci inerente alla tua personale soddisfazione per quanto riguarda le squadre, perché le squadre stanno ottenendo un successo che forse nessuno dei tre aveva messo in cantiere già all'inizio di stagione. Ma diciamo che c'è stata una buona risposta dei piloti, no? Dire che non la prevedevamo non è corretto, perché io immaginavo che la risposta sarebbe stata importante per due motivi. Uno, perché le squadre sono comunque divertenti ed è una formula conosciuta, già tanti anni fa veniva fatta e ha lasciato un bel ricordo. Tanti piloti sono ancora quelli che se le ricordano e che gareggiano ancora da quel dì. Gli altri magari per sentito dire, una formula nuova, e quindi hanno voluto partecipare. E seconda cosa, ero sicuro che avrebbero partecipato per onorare la memoria di Angelo e Carlo, e infatti ricordiamo che il trofeo squadre è il Memorial Angelo Falbo e Carlo Crippa, per cui le squadre sono 10. Bisogna dire che più di queste è difficile che possano essere, perché i piloti expert che agiscono da agente limitante sono, mi sembra, 13 o 14, per cui al limite potrebbero starci 3 o 4 squadre, però alcuni piloti blu ci sono, non ci sono, hanno già detto che non possono venire spesso, quindi non se la sentivano di fare la squadra, eccetera. Però 10 squadre vuol dire 30 piloti impegnati, per cui devo dire che più di così noi obiettivamente non ci aspettavamo, ma diciamo anche che meno di così non ce lo aspettavamo, perché il trialario è un bel gruppo, insomma, ormai cammina un po' con le sue gambe, tutti partecipano, ecco, partecipano a vari livelli, e quindi devo dire che da questo punto di vista credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Qui sì, possiamo dire che abbiamo raggiunto un obiettivo che ci eravamo dati ormai 19 anni fa, e lì sì che non si sapeva se ce l'avremmo fatta, però adesso con grande soddisfazione, ringraziando tutti i piloti che in 19 anni hanno calcato, hanno frequentato l'ambiente e le gare del trialario, ecco, ripeto, c'è da ringraziare questo spirito collaborativo dei piloti, ovviamente poi tutti gli organizzatori e anche tutti coloro che si sono adoperati per aiutare gli organizzatori, dai giudici, da tutti quelli, i vari video reporter che si sono alternati, i vari fotografi che si sono alternati, che magari adesso non seguono più l'ambiente, gli addetti stampa, insomma, chi più ne ha più ne mette. È stato i medici anche, non dimentichiamoli, abbiamo dei medici che ci seguono da 19 anni, sono sempre loro, vengono con grande spirito di collaborazione, sono amici prima che professionisti, e poi ovviamente anche professionisti, quindi veramente una gran cosa, credo. La mia soddisfazione, ecco, è in questi termini. Sì, tu hai parlato a 360 gradi, ma abbiamo dimenticato una categoria che secondo me è importante, perché sono giovani, sono i più giovani in assoluto, quindi conoscono solo da pochi anni o addirittura da quest'anno che cos'è il trialario, ed è la categoria del mini trial che è nelle mani di Andrea Fistolera, che sta seminando bene, anche perché siete arrivati a quota 18, insomma, e avere 18 giovanissimi al via nella maggior parte delle gare di quest'anno è un'altra grande, bella soddisfazione.
Beh sì, allora bisogna dare atto che Andrea ha avuto quello che si può chiamare spirito imprenditoriale. Uno non può pensare di fare un qualcosa e poi ottenere i risultati nell'immediato, bisogna guardare lontano e guardare lungo. È quello che ha fatto Andrea. I primi anni erano in 5, poi in 6, poi sembrava che la cosa magari non decollasse, ma l'impegno che veniva messo era tanto, ed ecco che a distanza di qualche tempo i risultati si vedono. Insomma, 18 piloti, io quando me li sono trovati alle iscrizioni appunto domenica, sono rimasto piacevolmente stupito e sorpreso, e Andrea credo che abbia veramente fatto un grandissimo lavoro, per cui che dire. Poi questi sono solo la punta dell'iceberg, perché poi non dimentichiamo quelli che ci sono stati prima, che adesso troviamo nelle parti alte delle classifiche dei vari colori, e quindi che dire, anche quello, se facciamo la somma, veramente Andrea ha portato decine di piloti, prima mini piloti e poi piloti, per cui veramente un grandissimo lavoro e un grande merito a un professionista come appunto è Andrea Fistolera, ovviamente aiutato dal suo staff e non da ultimo, anzi da prima, la 11 volte campionessa del trialario Clara Machiavelli. Augusto, parte, quindi con te parliamo invece del meteo, che ha giocato un ruolo fondamentale, anche se prima della gara si diceva piogge, possibilità di piogge, invece è andato nel verso migliore. Sì, sì, mese di maggio molto variabile, praticamente le gare che abbiamo fatto precedentemente erano sempre piuttosto sul tempo avverso, poi dopo il giorno della gara invece migliorava leggermente. Questa volta invece il tempo è stato veramente giornata stupenda, e durante la tracciatura abbiamo anche considerato proprio questa, diciamo, novità del tempo bello, abbiamo, diciamo, tracciato piuttosto duretto, considerando anche poi la fattibilità per la durezza, diciamo, del tempo, il sole stanca, toglie le energie, anche se tutte le zone siamo riusciti a farle tutte in ombra, però nel bosco un po' di soffoco si crea. Certo. Senti, visto che noi abbiamo qualche anno in più rispetto agli altri nostri amici, parliamo un pochino anche dei veterani del trial. Ce ne sono due in particolare che vanno menzionati, anche perché giustamente hanno qualche annetto sulle spalle e sono sicuramente piloti che tutti conosciamo. Certo, il primo, diciamo, che è Malvestiti, e il secondo è Lezio Permugnan, che quando correvo anch'io, mi ricordo, nel regionale ci vedavamo e ci prendevamo anche un po' in giro, ci facevamo gli scherzi, o il classico rametto messo nelle ruote o il sasso buttato nella pozza. La benzina non eravamo così cattivi, ma il sasso buttato nella pozza per distrarlo, cercare di, oppure fargli prendere un po' uno spavento, che okay. Comunque persone che giovialmente si impegnano e stanno al gioco del trialario. Beh, sicuramente anche questo fa parte di questa grande famiglia che è proprio il trialario. Io vedo che tra gli appunti, caro Luigi, che ci ha segnato un nome famoso, quello di Petrella. A questo punto ci chiediamo: Luca, Massimo o Andrea? Beh, diciamo che non abbiamo visto Massimo, ma Luca e Andrea c'erano. Andrea sta seguendo il trialario facendo da seguidore a vari piloti, e per cui anche a lui va dato atto che si sta impegnando a migliorare e a insegnare e a trasferire il suo sapere, che appunto in ambito trialistico non è sicuramente poco, ma soprattutto abbiamo visto un Luca Petrella impegnato in un'esibizione nella zona indoor lì nel paddock, che veramente ha tenuto tutti con gli occhi fissi su di lui per, penso, una mezz'ora abbondante, forse anche di più, e anch'io ho avuto la fortuna, non potendomi muovere tanto dal paddock in questa occasione, di gustarmi queste sue esibizioni. È stato veramente bello. Poi, tra l'altro, non è stato l'unico nome famoso, ma abbiamo Goggia Sonny, che è arrivato un po' più tardi, ma inizialmente è andato nelle zone naturali lui a fare un po' di esibizione, e poi alla fine ha fatto l'esibizione anche lui nella zona indoor. Però, diciamolo, Goggia è campione europeo di enduro estremo eccetera, lui ha fatto l'esibizione sugli ostacoli alti della zona indoor e anche le altre con la moto da enduro, per cui è stata una cosa veramente spettacolare, soprattutto per chi non era abituato a vedere queste cose. È stato veramente bello. Beh sì, sicuramente oltre ad aver vinto il titolo europeo 2022, ricordiamo che Sonny Goggia anche è leader del campionato italiano quest'anno, quindi un personaggio che qualche
passo l'ho fatto nell'ambito del trofeo Trialario e che non si è dimenticato giustamente di venirvi a trovare e di dare il suo piccolo ma importante contributo, perché se lui è arrivato lì anche grazie al Trial e grazie anche a Trialario. Certo, poi tra l'altro Goggia, campione Trialario delle categorie massime, la rossa, forse anche la blu inizialmente, appunto del Trialario per varie volte, per cui che dire, campioni che tornano, nessuno li ha sollecitati, sono venuti di loro spontanea volontà, forse anche perché erano comodi, so che vengono anche ad allenarsi in quelle zone lì, per cui ben venga, credo che anche questo sia stato una dimostrazione di stima nei nostri confronti che non possiamo che apprezzare, anzi non solo apprezziamo, ne siamo pure felici. Pietro, torno da te perché con te parliamo ovviamente della possibilità di portarti a casa un titolo anche quest'anno. Insomma, siamo sulla buona strada perché sei al comando nella tua categoria. Allora siamo quasi a metà strada, diciamo, non siamo proprio al giro di boa, ma ci manca veramente poco. E a te veramente quanto manca per arrivare a conquistare questo ennesimo trofeo Trialario? So che è una domanda difficile, ma soprattutto più difficile rispondere. Sì, per adesso ci sono state delle circostanze che mi hanno aiutato e sono ai vertici della classifica per queste circostanze. Fabio Macchè è più forte di me tecnicamente e atleticamente. Devo dire che in questo preciso momento, quindi inizio giugno, sono molto più allenato rispetto a tutte le gare che ho fatto, quindi adesso andrei un pelino meglio, ma non credo abbastanza da riuscire ad annullare i 16 anni che mi separano da questo giovanotto molto atletico. Allora, visto che abbiamo parlato di campioni, entriamo nel discorso campionesse, anche perché quest'anno i numeri sono saliti. L'anno scorso eravate uno, poi sono diventate due, adesso siamo a quota 3. E direi che già questa è una cosa più che positiva, visto che la vostra apertura è proprio a 360 gradi, purché si parli di trial. Ah beh, certamente, sì, poi fa sempre piacere. Tra l'altro fa ancora più piacere vedere quando c'è qualcuno in crescita, proprio in crescita netta. In questo caso parliamo di Sara Maffenini. Sara entra nel Trialario qualche anno fa e si ritrova a combattere con Clara Machiavello, che ovviamente era sopra di lei qualche spanna. A poco negli anni si è visto che l'ha raggiunta, forse nell'ultima annata l'ha battuta varie volte. Clara poi ha deciso di interrompere la sua carriera e di smettere dopo tanti anni, mi sembra anche giusto, e lì Sara veramente ha avuto un crescendo anche proprio a vista d'occhio. Ha vinto poi l'anno scorso la gara di campionato del Nord Italia ASI e quest'anno la vediamo in grande spolvero, addirittura in questa gara in cui c'era il maggior numero di partecipanti la troviamo quinta assoluta nella categoria gialla, per cui credo che anche per lei sia una grande soddisfazione, ed è una grande soddisfazione anche per noi tra l'altro vedere che le ragazze sono tre quest'anno. Abbiamo avuto il piacere di vedere il ritorno di Silvia Borghi e poi Anna Consonni che si è aggiunta, e noi speriamo sempre che a questo punto se ne aggiungano altre, perché poi il numero dovrebbe fare da traino, quindi speriamo, se c'è qualche ragazza che è in ascolto e che vuole partecipare, noi tra l'altro ricordiamo i minorenni e le donne non pagano le gare, per cui penso che anche questo sia un aiuto. Sicuramente. Pietro, scommetto che volevi aggiungere qualcosa. Volevo aggiungere tra l'altro di questa presenza femminile, che questo splendido risultato di Sara Maffenini forse è anche stato aiutato dal fatto che come seguidor aveva proprio Clara Machiavello in questa gara, e ho visto che gli dava proprio tantissime indicazioni su tutte le zone durante tutta la zona. Probabilmente erano anche indicazioni corrette visto il risultato. Giustamente. Augusto, allora adesso archiviamo questo appuntamento di San Monaco. C'è qualcosa da aggiungere o possiamo già passare al lancio della prossima tappa, quella che è in programma il 19 di giugno? Ma un ultimo ringraziamento all'associazione AC Valchiavenna per la ristorazione che ci hanno offerto per i 40 kg con oltre i 40 kg di polenta e tutto il resto che c'era per soddisfare tutti i vari palati e non solo, anche il bere visto la giornata molto calda. Ecco, chiudiamo la parentesi, apriamo quella nuova, sì. E allora prossimo appuntamento sarà in località Alta Valle Intelvi, dove siamo già stati alcuni anni fa. Ritorniamo su un percorso già provato, testato, ma con zone abbastanza, diciamo, rivisitate, nuove,
perché anche c'è stato un grosso lavoro della comunità montana, dove hanno dragato tutto un piccolo torrente che adesso è diventato proprio un grande torrente modello Scottish, e vediamo se potremo utilizzarlo, se ci sarà questa possibilità. Quindi posso dire io qualcosa per chiudere? Allora, sicuramente vedranno molte meno bandierine del solito, visto che questo tipo Scottish si vuole dare un seguito a quello che è la tipica gara inglese. So che Trialario ama mettere poche bandierine. Sì, perché dopo le devo risistemare tutte. Non solo per quello, ma anche perché ovviamente meno ci sono bandierine, più è facile andare in moto, soprattutto nelle gare di trial. Siamo arrivati veramente alla conclusione di questo appuntamento dedicato alla tappa di San Monaco. Adesso ci diamo appuntamento per la prossima trasferta e saremo ancora con voi a raccontare momenti di spettacolo legati al trofeo Trialario. Grazie a tutti. Bene, fammi solo dire una cosa: la volta scorsa ho detto più bella di Colico sarà difficile, fatemi dire più bella di San Monaco sarà difficile, così magari Lanzo sarà ancora più bella. Grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Il pronostico di stamattina è andato bene. Vado a cambiarmi, non ce la faccio più. Bene, signore e signori, benvenuti alle premiazioni di questa terza gara Trofeo Trialario 2022, 19esima edizione, direi una gara splendida. Io la volta scorsa ho detto questa gara di Colico è stata bellissima, sarà molto difficile che la prossima gara sia più bella di questa. Direi che ce l'abbiamo proprio fatta. Un'affluenza di pubblico oltre ogni aspettativa, i piloti sono stati tantissimi, 75 partenti e ben 20 i ragazzi del mini trial. Vorrei ringraziare per l'ospitalità il comune di San Monaco, grazie mille per l'ospitalità e complimenti per tutto quello che avete fatto e anche per questa vostra iniziativa. Allora, come comune, ma soprattutto come associazione Valchiavenna, siamo contentissimi di ospitare queste manifestazioni. Grazie più grande va al nostro David, che ha partito tutto da lui, e il gruppo. Penso che vedere tutta sta gente contenta ripaga le fatiche e tutto quello che c'è stato dietro, tra noi, il gruppo, i ragazzi e tutto quello che è. Grazie a tutti. Volevamo ringraziare Edil Maino, Impresa Scaramella Andrea e DC Costruzioni, che grazie a loro siamo riusciti a realizzare questo bellissimo trial indoor che spero tutti abbiate apprezzato. Grazie mille a tutti e grazie mille a voi. E sono proprio contento che qua a San Monaco, con questa giornata così piena di entusiasmo e finalmente un po' di vita, si sono proposti anche altri bambini, quindi è sempre in crescita e questa è la cosa importante. Grazie a Silvano Brambilla di MotoTrial che è qui con noi, grazie a Fabio Masiello di Trialario TV. Potete vedere i filmati, le foto, gli articoli e tutto quello che serve su www.trialario.it. Grazie di aver partecipato e vi aspettiamo alla prossima gara del 19esimo Trofeo Trialario 2022. Grazie a tutti e a presto, ciao! Sono contento perché è iniziata male la stagione a causa, si è fatto male la spalla, però sono felice oggi. Proviamo a vincere ancora la prossima gara.